Ragazzi, sono Master Wallace. Carico, carico, carico. Sempre con musiche molto, molto, molto dopaminiche. Abbassiamo un attimo. E allora, ragazzi, io vi dico una cosa. I mitici 50 di braccio. È una misura che nel culturismo 50 di braccio è veramente magica. È davvero il non plus ultra. È davvero il santo graal del culturismo. Il problema è che questa misura è sempre stata appannaggio dei bombaroli. Cioè, anche qui, quando vedete YouTube dei cialtroni della gentaglia che vi dicono che è un 50 di braccio, ammesso che sia vero, perché non sembra, ma comunque questa gente qui è dopata, sono dei bombaroli, cioè, si vede chiaramente, alcuni l'hanno anche ammesso, per cui alcuni l'hanno ammesso come se fosse così una passeggiata. Si fammi dopo, ma tanto che importanza, no, nessuna, assolutamente. E altri non lo dicono, ma si sa, si vede, per cui... Cioè, questi sono i veri truffatori del web, gente che vi prendono per i fondelli, perché quando uno vi fa vedere un presunto 50 di braccio fatto col doping, come sono delle farmacie ambulanti, uno dice, beh, che senso ha? Nessuno. Infatti nel culturismo del doping i 50 di braccio sono abbastanza frequenti, chi non li ha e si dopa è veramente un fallito, cioè un dopato è un fallito a prescindere, ma se manco c'ha 50 di braccio proprio fallitissimo. Ma senza doping 50 di braccio, ragazzi, senza doping 50 di braccio, ragazzi, come la vedete sta cosa? Guardate la foto della copertina di Master, una delle tante. Io è da anni che faccio vedere le mie braccia, nessuno dubita che siano 50 di braccio, nessuno, e sono anche braccia ben formate, separate, si vede bene il tricipite sotto a mezzaluna, il bicipite, certo non li ho tenuti dalla sera alla mattina, assolutamente. Ci ho messo molti anni, ho fatto i miei errori come tutti, come state facendo voi, errori che non vi portano da nessuna parte, e quindi se mai avrete il potenziale per arrivare a 50 di braccio, di sicuro facendo questi errori non solo non arriverete mai a 50 di braccio, ma nemmeno a misure, diciamo, ragguardevoli per un natural tipo 45-46, che sarebbe veramente tantissimo, ok? Quali sono allora i principali errori? Attenzione, questa è la vera informazione. Queste sono le vere informazioni che trovate qui, in questo mondo, in questo mondo di ladri. Vedete, presente la canzone di Venditti? Qui è esattamente così, fidatevi. Dunque, gli errori principali, attenzione. Il primo errore è questo. Allenare in maniera specifica le braccia per avere 50 di braccio. Cioè, uno dice, mi concentro sulle braccia, le alleno molto, le alleno più spesso, così crescono di più. Ecco, è esattamente l'inverso. Più le allenate, peggio è. E poi non serve allenare in modo specifico le braccia. Non è che il corpo è fatto da pezzi distaccati che non sono in comunicazione fra loro. Le braccia sono attaccate al corpo, al tronco. Cosa fanno le braccia durante l'allenamento? Di qualsiasi esercizio fanno. Spingono e tirano. Tirano e spingono. Quindi qui entro in azione inesorabilmente il bicipite brachiale e il tricipite, cioè il brachiale ogni volta che tirate e il tricipite ogni volta che spingete. Ne consegue che ogni volta che allenate il torace o la schiena, anche i deltoidi per certi esercizi di spinta, cioè questi muscoli già lavorano tantissimo, i muscoli delle braccia. Ne consegue anche che quindi il lavoro globale per lo sviluppo delle braccia comprende anche il lavoro di tutto il corpo, anzi è preminente, fondamentale. Quindi è inutile che vi fissate a fare innumerevoli serie solo sulle braccia di Carl, di braccia, 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 se trascurate anche il resto del corpo. Quindi l'importante è allenare l'intero corpo e già le braccia hanno un grosso stimolo. Ovvio che poi li andrete anche a lavorare con esercizi specifici per i bicipiti e i tricipiti, ma questo avverrà dopo che avete già fatto il lavoro di speed o di tirata. Quindi capite com'è importante il concetto, quindi la suddivisione logica dei gruppi muscolari, gruppi di spinta, gruppi di tirata, gambe a parte, quello è un altro mondo, e quindi questo è importantissimo. Poi altra cosa importante, proprio per il fatto che associate i muscoli di spinta in un giorno, i giorni tirati in un altro, ne consegue che voi allenerete i tricipiti solo una volta a settimana e i bicipiti solo una volta a settimana. Uno dice, ma è poco, così non crescono. No, è l'esatto opposto, così crescono, perché in una seduta date a quel muscolo un grande stimolo allenante, un grande volume di lavoro, e poi lo lasciate riposare per una settimana ed è lì che crescerà. Se andate di nuovo ad andarci addosso, a lavorarlo, da natura, non andate da nessuna parte. Da bombaroli potete fare quello che volete. I bombaroli
non hanno nessun. Ah, i bomberoli che vi dicono che hanno delle strategie, delle idee, che loro credono che nel culturismo funzionano, sono balle, funzionano perché sono bomberoli, quindi possono fare qualsiasi cosa, non cambierebbe niente. La realtà è che se gli cavate le bombe diventano così. Non credete quando vi dicono sì, perché io usavo anni fa, però ho mantenuto, perché io sono uno che non ha, se ha mantenuto un po' perché prendevano ancora un po', altrimenti non avrebbero più niente. Poi questa gente che è lontano dalla roba non riesce a starci tanto, sono come dei tossicomani, no? Quindi che cosa ha fatto? Un po' ricomincio, boh, si rigonfia, si sa come funziona. E allora, quindi, avete capito? Allora, non allenate le braccia in modo specifico, troppo frequente, pensate all'intero corpo, allenate l'intero corpo e curate anche in parte le braccia con esercizi di isolamento che farete alla fine della seduta, che riguarda i muscoli di spinta e i muscoli di tirata. Okay? L'MVS è concepito esattamente in questo senso. Altro errore fondamentale, il peso corporeo. Dovete puntare in questa fase invernale di massa ad aumentare il peso corporeo, perché questo è un mantra che io ho ripetuto molte, molte volte e ve lo ribadisco spesso per i neofiti, i nuovi entrati. Sapete che qui c'è un turnover di giovani altissimo che entrano in YouTube, in Google. Se non avete un peso corporeo elevato, le braccia non potranno mai essere molto grosse. Non è che se pesate 70 kg potete avere 45-46 di braccio. Le braccia di 50 cm trovate su fisici che vanno sempre oltre i 90 kg, intorno ai 100. È lì che trovate i 50 di braccio. Quindi dovete aumentare l'intera massa del corpo e l'intero peso corporeo del corpo. Allora è come una casa che cresce e cresce tutto. Ok? Quindi curate molto l'aumento di il peso corporeo, la massa, cercate di mangiare in maniera sufficiente senza diventare dei maialini. Io non ho mai detto che dovete mangiare per diventare come dei maialini, mai. Però dovete sicuramente aumentare di peso e mangiare di più. Altro errore specifico. Non usate carichi in mani per le braccia. Si vede gente qua che fa dei curl con, non so, 90 kg, 100 kg, queste sciocchezze qui che sono totalmente inutili per i biciclisti, ma proprio inutili. Non costruiscono niente, siete a forte rischio di infortuni e sono cose inutili, sono delle spacconate ridicole. In realtà per allenare bene le braccia, i pesi devono essere, sto parlando di esercizi specifici di isolamento, esercizi che vi consentono di isolare bene il muscolo, quindi deve essere un peso tale che voi controllate bene il muscolo, lavorate di mente e fate un bel pompaggio. Questo è l'isolamento muscolare. Fare i cariconi, lavorare di forza nervosa, non serve a niente, ma proprio niente, credetemi. Quindi, poi, altra cosa importante, la misura del braccio in gran parte è data dal tricipite. È ovvio che uno ha il suo potenziale genetico, non tutti hanno tricipiti molto portati alla crescita, altri meno, però sostanzialmente il tricipite è un muscolo da curare, perché se non avete un grosso tricipite, 50 di braccio non ce li avete. Potete avere anche molti hanno delle misure elevate, perché hanno un bicipite a punta che alza la misura del metro, ma se guardate il braccio, non ha. Sotto non c'è niente, guardate le braccia di Master sotto la mezzaluna dei tricipiti che danno l'idea di imponenza incredibile. Anche i campioni, come per dire, tanti campioni avevano queste caratteristiche. Se non avete i tricipiti, forse potete avere una buona misura di braccio, ma non, comunque la figura non è completa. A parte che secondo me senza tricipiti grossi, 50 di braccio non ci si arriva a prescindere. Ma sembra un braccio che gli manca qualcosa, sotto manca la mezzaluna, non c'è semplicemente. Questo è, in parte può essere dovuto a carenze genetiche, in parte, ma in gran parte è dovuto a deficienze tecniche di allenamento. Cioè questa gente non sa allenarsi, capite? Perché in realtà si può costruire sotto la mezzaluna. Tanti miei allievi che fanno quello che devono fare dicono: Master, guarda, fanno le pose, sotto si inizia a vedere la mezzaluna del tricipite e sono contenti. E aumenta anche la misura. Quindi il tricipite è responsabile per i tre quarti della misura del braccio. Dovete curarlo in modo particolare e ci sono anche esercizi specifici per la mezzaluna sotto, no? L'integrazione, quella andrebbe messa a prescindere dal gruppo muscolare che volete sviluppare, perché è importantissima per sostenervi come atleti naturali, ok? L'integrazione è turbo de natura. Noi nel nostro programma, nelle nostre schede MVS, le braccia vengono allenate al meglio, a seconda anche del grado della stagione, siete già al meglio. Poi, per chi veramente ha carenze grosse, noi abbiamo un prodotto che si chiama Speciale Braccia, abbiamo anche Speciale Pettorali, Speciale Schiena, Speciale Spalle, che è concepito in modo particolare per le braccia carenti. Succede così, è un programma speciale da seguire per 4 settimane, da alternare con l'MVS. Tutti quelli che l'hanno provato in questo modo hanno avuto ottimi risultati.
Allora, si fa lo speciale braccia 4 settimane, poi si torna all'MVS, la vostra scheda 4 settimane, poi si torna allo speciale 4 settimane, MVS 4 settimane, a rotazione, e si può andare avanti così in modo indefinito finché le braccia non hanno raggiunto un punto di equilibrio con il corpo. Quindi, come vedete, i mezzi ci sono per migliorare. Serve la vostra volontà, la vostra dedizione, ma ci vogliono anche i mezzi tecnici. Se non li avete e seguite i cialtroni, cioè dove volete andare? Riflettete su queste cose. Vi aspetto, ok? Al top.